Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo parlando di architettura, spostandoci e andando a Pescara dove parte la riqualificazione del circolo canottieri La Pescara grazie ad un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale e dalla soprintendenza. A disposizione 1.800.000 euro. Vediamo il servizio. Sottosegretario Vacca, oggi a Pescara per l'inaugurazione di questi lavori in una zona importante della città, un circolo canottieri storico del capoluogo adriatico che riguarda anche il Molo Nord, la Golena Nord di Pescara. Esattamente, questo è uno degli elementi identitari più forti della città, sia dal punto di vista architettonico, parliamo di architettura razionalista, quindi uno degli elementi identitari più forti della città, perché le cose dal punto di vista architettonico più rilevanti a Pescara sono di fine 800 inizio 900, quindi fanno parte proprio di quel momento storico e anche dal punto di vista simbolico. L'importante dal punto di vista simbolico perché è una delle società sportive più antiche d'Abruzzo, è uno dei luoghi ai quali i pescari sono più affezionati, quindi riqualificarlo va proprio nella direzione di recuperare e valorizzare tutti quegli elementi identitari architettonici importanti della nostra città. In questo purtroppo l'amministrazione locale non sempre attenta. E c'è un lavoro della sovrintendenza che invece sta mettendo attraverso alcuni strumenti degli riconoscimenti importanti proprio che vanno nella direzione di valorizzare questi luoghi, quindi è importante ripartire da queste realtà proprio per rilanciare l'immagine della città nel nostro paese. Da pochi mesi al governo, lei da sottosegretario ovviamente ha un occhio privilegiato per la nostra regione, c'è tanto da fare nel recupero diciamo di quei pezzi di storia della nostra regione che sono stati un po' messi da parte anche colpevolmente. Assolutamente sì, l'Abruzzo da questo punto di vista ha delle potenzialità straordinarie che purtroppo per quanto riguarda la cultura, la valorizzazione del nostro paesaggio, la valorizzazione delle nostre ricchezze è stato fatto ben poco in passato, quindi è mia intenzione lavorare su questo. Abbiamo fatto un'assemblea pubblica la settimana scorsa proprio anche per relazionare i nostri primi 100 giorni al governo ed mi è sembrato importante continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè incontrare i cittadini e spiegare quello che facciamo. L'abbiamo fatto prima quando eravamo parlamentari di opposizione, continueremo a farlo anche adesso che stiamo al governo. È stata un'assemblea molto partecipata con centinaia di persone che sono venute ad ascoltarci e noi abbiamo spiegato proprio questo, dobbiamo ripartire dalle nostre ricchezze, dal nostro straordinario patrimonio, c'è tanto in Abruzzo da fare e noi inizieremo a lavorarci. E dall'Aquila ci spostiamo, da Pescara, ci spostiamo all'Aquila dove la Guardia di Finanza ha scoperto una truffa sulle automobili comunitarie tra il capoluogo di regione e Teramo, i particolari nel servizio di Daniela Rosone. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie di beni mobili per un valore di circa 550.000 euro emesso dall'autorità giudiziaria locale nei confronti di responsabili di un'articolata truffa nel settore degli acquisti intracomunitari di automobili. La misura cautelare appena eseguita giunge al termine di una complessa attività di polizia giudiziaria delegata dal sostituto procuratore della Repubblica dell'Aquila, la dottoressa Ciccarelli, che ha consentito di individuare quattro responsabili indagati per i reati di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa da privato e truffa aggravata ai danni dello Stato. In particolare, un uomo classe 84 CL iniziali, ponendosi quale mediatore nell'acquisto di autovetture tra privati e società comunitarie, mediante la presentazione di falsa documentazione, tra cui autocertificazione a firma di ignari acquirenti e modelli di pagamento F4 contraffatti, e soprattutto con la compiacenza di due agenzie di pratiche auto operanti all'Aquila nel Teramano, gestite da altre persone, è riuscito, sottraendosi così al sistema informatizzato dei controlli previsti per le vetture di provenienza comunitaria, a ottenere l'indebita immatricolazione in Italia di 88 vetture di importazione comunitaria. L'artefice della truffa in questo modo ha intascato dagli ignari acquirenti l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle citate autovetture per un importo complessivo pari a 551.000 euro circa, senza però versarla nelle casse dell'erario. La Guardia di Finanza ogni giorno opera in questo modo per contrastare le frodi fiscali che, come è noto, alterano le regole del mercato e danneggiano i cittadini, ma anche gli imprenditori onesti. Parliamo ancora di cronaca. Gli alpini dell'Aquila del 9° Reggimento impegnati a Roma con l'operazione Strade Sicure sono intervenuti durante un'aggressione alla stazione Termini e grazie a loro il responsabile è stato consegnato alle forze dell'ordine. Vediamo.
Ancora una volta i militari del 9° Reggimento Alpini dell'Aquila, protagonisti in positivo a Roma durante il servizio Strade Sicure. Questa volta l'intervento degli alpini è stato determinante nella stazione Termini della capitale, dove è scattata l'allerta a seguito di un'aggressione ad un vigilantes da parte di un cittadino ghanese sprovvisto del titolo di viaggio. La guardia giurata era stata chiamata dal personale dell'ATAC per identificare e multare lo straniero, che però ha tentato tutti i modi di fuggire durante la colluttazione e addirittura ha tentato di rubare la pistola al vigilantes. I soldati, guidati dal generale Paolo Raudino, sono riusciti tramite un metodo di combattimento militare a bloccare l'uomo e a consegnarlo alle forze dell'ordine. L'esercito, come è noto, è impegnato sul territorio nazionale con l'operazione Strade Sicure, che ad oggi è l'impegno più oneroso della Forza Armata in termini di uomini, mezzi e materiali. L'operazione è condotta dall'esercito ininterrottamente dal 4 agosto del 2008 per specifiche esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti un bisogno maggiore di sicurezza e di controllo del territorio. I militari impiegati stanno dimostrando capacità e competenze laddove impegnati. Per i militari del 9° Reggimento Alpini dell'Aquila, comandati dal colonnello Marco Iovinelli, un altro riconoscimento importante al loro prezioso lavoro e alla loro preparazione. Cambiamo pagina, parliamo di trasporti, perché sono sempre più in crisi i collegamenti fra Abruzzo e Molise. Non c'è solo l'emergenza del viadotto Sente chiuso nel mese scorso, ma anche la situazione di precarietà della Sangrina e di altre arterie interessate da interruzioni e divieti di transito per i mezzi pesanti, tanto che le province di Isernia, Chieti e L'Aquila si rivolgeranno congiuntamente all'ANAS per il ripristino urgente della viabilità interregionale. I particolari nel servizio di Enzo Di Gaetano. Non ci sono solo i viadotti in pericolo a rendere sempre più difficoltosi i collegamenti con le zone interne, ci sono anche percorsi da terzo mondo che, come l'ex Istonia, hanno l'aspetto di mulattiere più che strade. Per questo, dopo aver chiesto l'intervento dell'ANAS per il viadotto sul Sente, le province di Isernia, Chieti e L'Aquila, nonché i comuni di Castel di Sangro, Ateleta, Gamberale, Pizzoferrato, Castel del Giudice, Sant'Angelo del Pesco e Quadri, chiedono all'ANAS la gestione temporanea della strada provinciale 88 Sangrina e della strada statale Sangritana dalla stazione di Gamberale a Quadri. L'asse rappresenta il percorso alternativo alla strada statale 652, interessata da qualche mese a lavori di completamento. Infatti, a causa degli oltre 800 passaggi giornalieri, soprattutto di tir che riforniscono e smerciano la produzione dell'importante nodo industriale della Val di Sangro, la strada ha subito un notevole deterioramento e costretto la provincia di Isernia a limitare il traffico pesante. Per mancanza di risorse finanziarie è stato impossibile garantire la messa in sicurezza, soprattutto dei ponti. La situazione ha recato pesanti disagi alle popolazioni che utilizzano le strade in direzione Lanciano e Castel di Sangro per motivi di lavoro o per attività commerciali, agricole, e gli studenti che frequentano le scuole superiori non sanno come fare. In attesa del completamento della strada statale 652, il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, si è così attivato con il Dipartimento dell'ANAS Abruzzo e Molise e promosso una serie di incontri con province e comuni della Val di Sangro. Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, gli amministratori del territorio molisano e abruzzese chiedono quindi di autorizzare l'ANAS ad assumere la gestione delle due provinciali per garantire la continuità della viabilità statale senza limitazione alla circolazione di alcun veicolo dallo svincolo della stazione di Gamberale all'innesto della variante di Quadri, finché non siano conclusi i lavori sulla statale 652. Alle regioni Abruzzo e Molise gli amministratori interessati chiedono anche di partecipare all'adeguamento delle strade attraverso contributi per le opere di ripristino della viabilità comunale di Pizzoferrato e Gamberale. Torniamo all'Aquila, dove i lavoratori dell'ex UTR in conferenza stampa hanno denunciato ancora una volta l'anomalia del loro contratto. Molti lasciano la ricostruzione per andare a lavorare altrove. La situazione è sempre più di stallo. Vediamo. Si ritrovano a lavorare oggi nella stessa struttura dell'ufficio speciale di Fossa in altri comuni, assieme ad altri vincitori del concorso RIPAM, che però, a differenza loro, hanno un contratto a tempo indeterminato normale con un datore di lavoro certo, il Ministero delle Infrastrutture, e con un trattamento economico diverso. Stiamo parlando dei lavoratori ex UTR, uffici territoriali della ricostruzione, o meglio di ciò che ne rimane, visto che più della metà dei 72 lavoratori hanno deciso di puntare su altri concorsi e abbandonare la ricostruzione
costruzione nei comuni del cratere. Sono passati 6 anni infatti dalla firma del contratto, un contratto anomalo, a tempo indeterminato per loro, ma a scadenza, come denunciano. 2021 il termine, ora slittato al 2023. I comuni delle aree omogenee con cui sono stati stipulati i contratti oggi non hanno la capienza per poterli riassorbire. Questo mentre gli idonei non vincitori dello stesso concorso venivano chiamati da altre amministrazioni italiane, con le quali hanno stipulato contratti senza scadenza, rilevano l'Unione Sindacale di Base del Pubblico Impiego. I lavoratori del cratere in questi anni hanno chiesto alla politica delle risposte e delle certezze sul percorso lavorativo, ma non ce ne sono state. L'unica risposta è che ci sono stati degli inevitabili rallentamenti nelle procedure istruttorie della ricostruzione. Nel luglio del 2017, poi, come anche noto, gli uffici territoriali sono stati soppressi. Alla luce di questa situazione definita dai lavoratori inaccettabile, l'Unione Sindacale di Base chiede al Governo, nell'interesse della ricostruzione, di porre fine a quella che hanno definito un'ingiustizia enorme, iniziata nel 2013 con la firma del contratto a termine. Si rivolgono ai ministri Di Maio e Toninelli per avere certezze. Magari una delle soluzioni potrebbe essere quella di cambiare il datore di lavoro e mettere anche per loro il Ministero delle Infrastrutture. In pratica è la condizione singolare, particolare, unica, senza precedenti che ci siamo trovati a firmare col contratto nel 2013, cioè un contratto a tempo indeterminato ma con una clausola di scadenza, prima 2021, adesso 2023. Più della metà dei lavoratori sono andati via di fronte a questa condizione e quindi non è mancata effettivamente una continuità, stiamo parlando di scrivanie vuote, pratiche che devono essere riassegnate o ferme insomma per un anno e mezzo prima della riassegnazione del vincitore e formazione. Chiediamo di risolvere nell'ottica non solo appunto dei lavoratori ma del pubblico interesse che si viene a determinare per questa condizione di alcuni lavoratori, chiediamo di risolvere questa anomalia contrattuale, chiediamo di normalizzare il nostro contratto perché non è un contratto normale. E dall'Aquila ci spostiamo a Teramo, dove la CNA approfondisce con un seminario informativo la possibilità di ottenere finanziamenti a fondo perduto per le imprese turistiche. Si tratta della legge 77 appena pubblicata e che rappresenta una boccata d'ossigeno per le piccole e medie imprese del settore. Tania Bonnici Castelli. Pubblicato dalla Regione Abruzzo il programma di attuazione 2018 sugli interventi di sostegno alle imprese turistiche. La dotazione finanziaria del fondo è di 11 milioni di euro, di cui 2 milioni destinati a quegli interventi realizzati nei comuni ricadenti nell'area Basso Sangro Trigno. Obiettivo del programma è sostenere e agevolare gli investimenti effettuati da imprese operanti nel settore del turismo, finalizzati però al raggiungimento di elevati standard di qualità delle strutture ricettive, sotto l'aspetto della riduzione del rischio sismico, della sostenibilità ambientale, dell'accessibilità per i turisti con disabilità motorie e sensoriali e del riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. I soggetti beneficiari dell'avviso sono le micro, piccole e medie imprese che svolgono o intendono svolgere attività di gestione di strutture ricettive e gli enti no profit che gestiscono queste strutture esclusivamente per gli associati. Noi abbiamo deciso di fare questi 3 seminari su una legge importante che è la 77, che prevede contributi a fondo perduto per quanto riguarda proprio il settore degli alberghi, degli chalet, fino a 150.000 euro. Metteremo in piedi uno staff anche di servizio a queste imprese per far sì che l'accesso sia meno difficoltoso possibile. Come CNA ci mettiamo a disposizione anche il nostro consorzio Fidi per integrare la parte non coperta da contributo a fondo perduto, perché riteniamo che il settore del turismo nella nostra provincia fa ancora la differenza. I dati positivi rispetto all'anno scorso che sono stati recentemente fatti conoscere dalla nostra regione ci aiuta anche ad essere più ottimisti. Nonostante questo è un territorio dove abbiamo perso numeri rispetto al 2009, però è comunque rimane il settore primario nella nostra regione. Di questo siamo orgogliosamente soddisfatti. Per il finanziamento degli interventi previsti dal programma sono concessi contributi in conto capitale in regime de minimis. L'intensità di aiuti concedibile è stabilita nella misura massima del 60% dell'investimento ammissibile e comunque investimenti non superiori ai 150.000 euro e non al di sotto dei 50.000 euro.
Andiamo avanti con il nostro giornale, cambiamo ancora pagina, ci spostiamo a Francavilla al Mare dove la Giunta Luciani ha presentato oggi il progetto Care Family che consiste in un finanziamento volto a sostenere i familiari di disabili nelle operazioni di cura e accudimento. Vediamo. Progetto importante, la Regione ha erogato al nostro partenariato 318.000 euro. Un sostegno che però va a una particolare categoria di utenti, quindi il familiare del disabile, quindi il cosiddetto caregiver, che ha perso il lavoro o lo ha dovuto lasciare proprio per dedicarsi alle attività di cura. Lo sosteniamo con un voucher che lui può spendere in servizi e anche con un corso di formazione che andrà finalmente a certificare la loro professionalità, quindi il caregiver diventa assistente familiare grazie a un corso di formazione. La progettazione insieme è diventata fondamentale per avere anche importanza poi quando deve essere aggiudicato un progetto. Quindi il Comune di Guardia Grele, caprofila del nostro ambito di 11 comuni, vuole dare la possibilità alle persone che hanno dovuto lasciare il lavoro di avere un appoggio. A Guardia Grele abbiamo uno dei casi insomma, più conosciuti a livello purtroppo anche mediatico. E da quello vogliamo partire per andare poi nei casi, quelli che invece rimangono più sconosciuti ma che comunque esistono e sono molti. Parliamo ancora di sanità perché l'Abruzzese Salute Mutua avvia un'altra importante campagna di prevenzione. Domani 16 ottobre alle 18.30 si terrà una conferenza stampa presso la sala riunioni della BCC Abruzzese a Pescara Colli nei pressi del Santuario della Madonna dei Sette Dolori per la presentazione del progetto Officine della Salute che offrirà attività di prevenzione gratuita agli iscritti all'Abruzzese Salute ed a coloro che vorranno iscriversi alla mutua entro il 15 novembre prossimo, data di avvio delle visite. Cambiamo ancora pagina. Cooperativa Clematis e WWF hanno sottoscritto la convenzione che ha portato all'istituzione dell'oasi di Fosso Giardino in un territorio sito tra la Val Vibrata e la Valle del Tronto. Andrea Costantini. 7 ettari tra la Valle del Tronto e la Val Vibrata, ricchi di flora e fauna di pregio, è l'oasi del Fosso Giardino, che prende il nome da un piccolo corso d'acqua che scorre parallelo al fiume Tronto, circa 3 chilometri più a sud, dal territorio comunale di Colonnella fino a Martinsicuro, in una dolce vallata coltivata, istituito dalla cooperativa Clematis nel 2010. Con la firma apposta sulla relativa convenzione dal presidente di WWF Oasi, Antonio Canu, e dalla responsabile della cooperativa Clematis, Morena Ciapanna, è stata istituita l'oasi affiliata WWF del Fosso Giardino, un sito di grande fascino che rappresenta la porta nord del sistema delle oasi WWF abruzzesi. Credo che l'affiliazione di questa nuova area rientri in un progetto del WWF che è quello di coinvolgere cooperative, società, aziende, privati per tutelare il territorio che non rientra nei parchi nazionali, nei parchi regionali, cioè il coinvolgimento di soggetti che comunque stanno svolgendo un'opera assolutamente importante e molto vicina alla missione del WWF ed è quindi giusto che il WWF in qualche modo possa dare un supporto, possa dare una consulenza, possa dare anche soltanto un'egida a questa operazione. Un lembo di natura insomma che merita di essere visitato e conosciuto e sul quale il WWF scommette con il suo marchio. Si tratta peraltro della prima oasi urbana legata al WWF in Abruzzo, una speciale tipologia di area protetta che rappresenta un modo per avvicinare i cittadini alla natura, portandoli a conoscere e ad apprezzare gli angoli di biodiversità che restano all'interno o in prossimità dei centri abitati. La cooperativa Clematis è una cooperativa sociale, quindi noi ci occupiamo di educazione, di sociale, quindi inserimenti sociolavorativi. E abbiamo sempre considerato l'ambiente, la natura, elementi importantissimi sia per i bambini che per i soggetti con disabilità. Quindi oggi con il WWF questo patto, questa alleanza rappresenta un po' quello che già noi abbiamo in qualche maniera avuto sempre nel nostro DNA. Parliamo ora di cultura perché è calato il sipario a Teramo sulla 23ª edizione del Premio Internazionale della Fotografia Gianni Di Venanzo. Tra i vincitori dell'Esposimetro d'Oro c'è Francesca Amitrano che ascoltiamo al pari della madrina della manifestazione Pamela Villoresi e al noto attore e regista Michele Placido. Beh, penso che Di Venanzo veramente è stato il primo
Il primo dopo una guerra che veramente ha massacrato il paese attraverso i suoi film. Io ricordo, non ero ancora nato, probabilmente, o era appena nato, però quando soltanto all'età di 6 o 7 anni l'uscita del film di Rosi, Il bandito Giuliano. E quel bianco e nero, ecco, giunto spettacolare, e rimasi talmente emozionato, talmente colpito, che probabilmente è uno di quei film formativi che poi si decide anche una carriera come la sua, una carriera o una scelta. Mi ricordo quei notturni bianco e nero di questi lampioni che sotto il lavoro, no? Il vento che batteva questa Sicilia mai vista, non folcloristica, non, ma molto amara, una strepitosa fotografia, strepitoso film, ecco là, insomma, per cui sono felice e contento di essere qui a festeggiarlo. Per me un sogno. Quando ho cominciato questo percorso, che è iniziato col centro sperimentale, Gianni Di Venanzo era un nome mitico e lontano. Sapevo di questo premio già da allora, ma non immaginavo mai di trovarmi un giorno a riceverlo. Quindi veramente sono felicissima. Vi ringrazio. Io sono particolarmente felice di essere madrina di un premio così, perché mio marito era direttore della fotografia, Cristiano Pogani, figlio di Gabor Pogani, peraltro premiato qui con un esposimetro d'oro. E quindi io ho vissuto, diciamo, sentendo la luce con mio marito, vedendo mio suocero, vedendo mio marito illuminare i set, capire che un passo più avanti ti fa perdere quella striscia di luce sotto l'occhio. Infatti tutti mi dicono: come sei brava a prendere le luci. Vabbè, forse ho poco merito, per cui sono proprio nata col vizio, con la buona abitudine, che una luce dà l'emozione, dà il colore, dà la tinta di una scena. Siamo arrivati alla pagina dello sport, apriamo quest'oggi parlando di Serie C e del Teramo, perché questa mattina è arrivata la notizia dell'esonero del tecnico della formazione biancorossa Giovanni Zichella, che è stato sollevato dall'incarico dal presidente, dal patron dei biancorossi Luciano Campitelli. Non è bastato il pareggio di Rimini al tecnico teramano per evitare l'esonero, al posto di Zichella arriverà a Genoa Maurizi, 54enne tecnico di Colleferro, che ha guidato diverse formazioni in passato in Serie C soprattutto. Ma noi per le ultimissime ci colleghiamo in diretta con la sala stampa dello stadio Bonolis, dove ci sono Jacopo Forcella e Ania Cantagalli. Buongiorno. Buongiorno a te Paolo, buongiorno dalla sala stampa dello stadio Gaetano Bonolis di Teramo, un buon pomeriggio anche alla collega Ania Cantagalli. Ciao Ania. Buongiorno a voi, buongiorno. Insomma, hai detto bene, ennesimo cambio di panchina in casa Teramo dopo il pareggio di Rimini per 1-1 di sabato, via Giovanni Zichella arriva a Genoa Maurizi, un cambio che è arrivato nelle ultime ore con Zichella che ha salutato la squadra nella giornata di ieri sera tardi, quando è stato deciso di fatto l'esonero, che poi si è consumato questa mattina con l'ufficialità. Alle 15 ci sarà la conferenza stampa di presentazione del tecnico di Colleferro, che ha guidato la Paganese, per esempio l'Ischia, ha guidato nell'ultima sua esperienza anche la Regina. Contratto di un anno, Ania, vengo da te, ottavo cambio di panchina negli ultimi 2 anni e un mese di fatto, 7 allenatori, perché Zauli è stato richiamato 2 volte, ma insomma continua il tourbillon di allenatori. Sì, il Teramo sotto questo punto di vista dimostra di non trovare pace, insomma, ma anche per diretta conseguenza dei risultati che non stanno arrivando. 4 punti nelle prime 6 giornate ovviamente non sono state a vantaggio della permanenza di Zichella. È stata un po' tra virgolette un fulmine a ciel sereno, perché io stessa ieri ho parlato con il presidente Luciano Campitelli, mi aveva assicurato una permanenza del tecnico almeno fino a mercoledì per la gara casalinga contro il Fano. Dicevi bene del contratto annuale, c'è però un'opzione per il secondo anno in caso di playoff per il neo tecnico che verrà presentato a breve, e quindi siamo tutti curiosi di scoprire, insomma, le sue parole e anche che modulo deciderà di attuare per il Teramo. Peraltro
prima di ridarvi la linea vi do un paio di chicche. Allora, a Genova Maurizio era stato contattato nei giorni scorsi, peraltro il presidente Campitelli in persona aveva chiesto alcune referenze anche a Marco Perrotta, difensore del Pescara che aveva giocato proprio a Teramo e che Maurizio aveva avuto nell'esperienza a Pagani. Altra curiosità, ieri sera contatto tra Campitelli e Fabio Brini, che però non è andato a buon fine, Ania. L'ex allenatore del Carpi poteva sedersi sulla panchina del Teramo, anche se Maurizio è sempre stata la prima scelta. Sì, è sempre stato in cima alla lista, diciamo, da una settimana a questa parte, da quando sono iniziati i contatti e comunque i sondaggi da parte del presidente Campitelli. È una scelta, poi ovviamente ci confermerà lui, che sembra essere esclusivamente del presidente, perché da quello che ci risulta il direttore generale Capaldi e il direttore sportivo Sandro Federico sono arrivati dopo in seconda battuta. È stata soprattutto una scelta di Campitelli, che ricordiamo è andato in panchina a Rimini e magari lì ha potuto verificare certe lacune di Zichella. Ultimo dato, dunque, arriverà Genore Maurizi, che sarà già in panchina mercoledì sera contro il Fano per il turno infrasettimanale prima della trasferta di Monza di domenica pomeriggio. Chiaramente questa settimana congestionata di impegni per la Serie C. Altro particolare, l'esonero di Zichella, quindi l'ennesimo cambio di panchina in casa Teramo, avviene mentre un altro ex allenatore di questi sette che abbiamo nominato, Ottavio Palladini, praticamente è stato, sta per essere esonerato anche a Vasto, evidentemente anche per Palladini, a cui non è andata bene l'esperienza a Teramo, l'esperienza a Vasto è andata altrettanto male. Comunque noi per il momento possiamo chiudere qua dalla sala stampa del Gaetano Bonolis. Alle 15 la conferenza di presentazione di Agenore Maurizio, che dunque da oggi diventa nuovo allenatore del Teramo, chiamato subito ad una prova d'orgoglio mercoledì pomeriggio, lo ricordiamo, 18:30, sfida delicatissima contro il Fano di Massimo Epifani, che ieri ha battuto la Giana Erminio per 1-0, inguaiando ancora di più il Teramo. Per il momento è tutto, grazie a Dania Cantagalli, ciao Ania. Grazie a voi. A voi la linea. Grazie a Jacopo Forcella, Ania Cantagalli. Nel corso delle prossime edizioni andremo ad ascoltare anche le prime parole del neotecnico biancorosso Maurizi. Noi parliamo invece del Pescara, dove sicuramente si respira tutt'altra atmosfera. Oggi doppia seduta per i biancazzurri al Poggio. La squadra si allenerà al Delfino Training Center fino a mercoledì mattina. In quella stessa giornata il gruppo poi si trasferirà in Toscana, dove giovedì mattina a Coverciano sosterrà la seduta di rifinitura in vista dell'anticipo di La Spezia, in programma venerdì sera alle 21. Nei prossimi giorni il tecnico Pillon riavrà alla spicciolata i vari nazionali. Intanto Antonio Balzano parla dell'attuale momento della squadra, queste le sue riflessioni. Antonio Balzano, Pescara che torna in vetta alla classifica, intanto quali sono le sensazioni proprio nel pieno di questa prima settimana da capolista? Ma sicuramente sono più che positive, siamo felicissimi, anche se da quello che sento nella squadra non è importante ora la classifica, di sicuro fa piacere vederci lassù, ma dobbiamo avere l'umiltà di continuare a lavorare come stiamo facendo e i conti si faranno alla fine. Per adesso ci godiamo questo momento, dalla settimana prossima pensiamo ad andare su un campo difficile e raccogliere punti. Senti, curiosamente si è detto che sei anni e mezzo fa il Pescara era per l'ultima volta in testa alla classifica, era alla fine del campionato e tu sei probabilmente l'unico reduce in questo gruppo. Di tempo ne è passato, ma quali sono le emozioni, anche se capiamo che la situazione di campionato è decisamente diversa? Ma sicuramente è un campionato molto differente da quello, è bellissimo perché rivivere quei momenti ti fa ricordare tutto quello di positivo che c'è stato, e se si crea quell'entusiasmo tra squadra, tifosi, città, diventa veramente bello. Dobbiamo pensare di essere una squadra che deve lavorare sul campo, quindi non bisogna andare oltre con la testa. Per adesso, ripeto, bisogna pensare partita dopo partita, fare più punti possibili e i conti si faranno verso la fine. Adesso è troppo presto, anche se è molto bello quello che è accaduto finora.
Siamo alla Serie D, come diceva poc'anzi nel collegamento diretto da Teramo il nostro Jacopo Forcella, esonero vicino per l'allenatore della Vastese Ottavio Paladini dopo il pareggio casalingo di ieri con il Forlì. Tre pareggi e tre sconfitte, questo l'esiguo bilancio del tecnico di San Benedetto del Tronto. Nelle prossime ore si attende l'annuncio da parte del presidente della formazione aragonese Franco Bolami per la sostituzione di Paladini. I nomi più caldi sono quelli di Fabio Montani, che lo scorso anno ha portato la salvezza il San Nicolò, e dell'ex tecnico del Francavilla Pierluigi Iervese. E questa era l'ultima notizia della prima edizione del TG6. L'informazione sulla nostra rete tornerà alle ore 19. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata a tutti.